Amici di TV Italia Web, buongiorno. Siamo in collegamento da Pioltello presso la nuova sede di Videoprogetti, dove si sta svolgendo la VP Solutions Academy. VP Solutions Academy è un evento che presenta le novità di Las Vegas in una open house post-NAB aperta a tutti quei visitatori che non hanno partecipato all'evento di Oltreoceano. La novità di quest'anno prevede un doppio appuntamento, due giornate anziché una, e l'aggiunta di seminari sui prodotti, le tecnologie e le tendenze post-NAB. La seconda giornata per tema la produzione e la post-produzione. L'evento è dedicato a broadcaster nazionali e regionali, service di produzione e service di post-produzione. Ora in questa seconda giornata vediamo le novità presentate al NAB 2013 e i brand che hanno voluto partecipare al VP Solutions Academy di Videoprogetti. Siamo in compagnia di Sergio Caputo della Box. Signor Caputo, quali sono le novità che state presentando qui a Videoprogetti? Allora, la Box XX è un ponte radio radiocamera in tecnologia OFDM a zero delay con bassissimo ritardo. Tratta un segnale 422 broadcast con potenze di trasmissione sui 100 mW e si tratta di un ponte radio a zero delay, quindi ha la possibilità di trasferire un segnale broadcast senza ritardo. Il ritardo si aggira sui 20 millisecondi. Il segnale di trasmissione può essere HD, SDI, audio video embedded. In più c'è la possibilità di visualizzare in preview un'uscita analogica PAL e un audio analogico bilanciato. Grazie, buon lavoro. È con noi Richard Palmer della ClearCam, che ci parlerà delle novità portate da questa azienda al NAB 2013 presentate qui oggi a Videoprogetti. This year's major release for us at NAB is the introduction of our new baby intercom frame, the Eclipse HX Delta. The Eclipse HX Delta joins the family of Eclipse intercom frames, roughly in the sort of small to medium size scale of frame. HX Delta utilizes all of the interface cards and I/O cards of the Eclipse range of intercom, and also the V-series panels that we have available for the Eclipse series. It's very much designed for a smaller, let's say, production environment, potentially an OB environment, whereby the actual size of the unit itself is much reduced from our previous versions. In addition to that, we also offer dual CPUs, dual PSUs as well, in terms of offering redundancy required for the broadcast environment. As well as that, we also introduced at NAB our HelixNet digital party line linking functionality, whereby you can link together a number of the HelixNet digital party line systems across IP or over fiber. Grazie, buon lavoro. Vladimir Vasiljevic ci parlerà ora invece di Scratch Lab. Ok, Scratch Lab è il prodottino molto molto interessante per chiunque fa la produzione con le nuove camere digitali. È un strumento che noi vediamo molto bene, accompagnato con un monitor anche piccolino come questo, grado 1, e con un pannello di colore. Possiamo non solo riguardarlo per vedere se abbiamo girato quello che serviva, ma possiamo insieme con il direttore della fotografia già fare un primo colore sul set. Dunque, se monitor è un monitor di qualità e abbiamo già uno con competenze di colorist, riusciamo a prepararci, avvantaggiarci con il lavoro e riuscire già a portare a casa in post-produzione non soltanto tutti i giornalieri con il time code inserito dentro, con i metadati salvati e così via, ma anche le LUT di colore pronte per poter soltanto continuare il lavoro. Ci permette di abbattere tantissimo tempi di lavorazione, che è l'unica parte dove oggi si possa essere competitivi, perché oggi il modo per essere più produttivi è riuscire a fare più cose in meno tempo. Dunque, se noi riusciamo già sul set a fare il colore, risparmiamo le giornate di post produzione, prodotto esce prima e così a stesso budget abbiamo alla fine guadagnato di più. Questa è la nostra soluzione per combattere la crisi, riuscire a spostare una parte del lavoro di post produzione sul set con Scratch Lab. Grazie. Ci troviamo con Marco Fabi di Videoprogetti, che ci parlerà di alcune novità Harmonic. Grazie. In occasione del NAB sono state presentate le ultime versioni di Channel Port, ovvero di porte per video server con grafica integrata.
Le novità maggiori riguardano la presenza di una scheda di VA che permette di applicare effetti in tempo reale, titolazione e oltretutto di poter inserire sottotitoli e di effettuare la conversione tra segnale HD ed SD dei sottotitoli in tempo reale. Grazie, buon lavoro. Ci troviamo con João Pereira della MOG che ci parlerà di alcuni prodotti presentati al NAB 2013 e portati qui oggi a Videoprogetti. Hi, we are exposing our centralized ingest solution based on SpeedRail that offered the centralized ingest based on MXF. For that we have four products: the SpeedRail for SDI capturing, the file based ingest and also the file based outgest and real time playback. With this full product, we arranged to cover all the needs from the broadcast market and including OVBAN and post-production environments. From last NAB and AB, we present the Express. It's a short version of the SpeedRail that aims to provide more efficiency and more speed ingest to the products that we have in the moment. Grazie, buon lavoro. Una battuta veloce su questo evento organizzato da Videoprogetti. Sicuramente va a spiegare diversi aspetti della post-produzione, della produzione. Molto interessante la parte del 3D, devo dire molto chiara, concisa, lineare, e sicuramente le ultime tecnologie dell'Autodesk, che invece riesco a trovare finalmente una certa completezza nello sviluppo del pipeline. Grazie. È di nuovo con noi Vladimir Vasilievich, che ora ci parlerà di alcune novità Flame. Quest'anno è un anno molto particolare per Autodesk e in particolare per Flame Premium. Di fatto la versione presentata al NAB non si chiama 2014, ma si chiama 2013 Extension 2 Service Pack 3. Detta così sembra una cosa strana, ma è un completamente nuovo software. Diciamo, finalmente nel Flame è stato introdotto anche una finestra trim per poter fare editing in modo come sono abituati a farlo i montatori. Oggi Flame apre qualsiasi tipo di file delle camere digitali ultime, Sony F55 per esempio. Ugualmente è estremamente velocizzato e facilitato accesso a tutti i tipi di file con le finestre attraverso quali possiamo sfogliare contenuti delle nostre cartelle e dei filmati in modo estremamente veloce. Ecco, la più grande novità di Flame è che è diventato un programma estremamente facile da usare con una grande, grande versatilità. Grazie. Siamo in compagnia del signor Antonio Scappaticci della Sim2 Multimedia. Signor Scappaticci, quali sono le novità che state presentando qui a Videoprogetti? Allora, stiamo supportando Videoprogetti in questa manifestazione per mezzo del nostro videoproiettore Pro C4 DCI, che è un modello che è nato nell'ambito della divisione professionale di Sim2 proprio per supportare i professionisti del color grading. E il Pro C4 DCI è un modello molto semplice, nel senso che pur essendo un DLP costituito da tre chip, quindi diciamo il top dal punto di vista tecnologico attualmente disponibile nel settore della videoproiezione, mette a disposizione dei professionisti del color grading una macchina di costi contenuti, parliamo di un prezzo intorno ai 21.500 euro più IVA, con un filtro di notch DCI tarato esattamente sullo spazio colore DCI e tutta una serie di accessori al contorno che ne rendono l'utilizzo pratico, veloce e molto affidabile. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Ci troviamo con Martino Marchionni di Videoprogetti. Martino, quali sono le principali novità di Smoke for Mac? Sì, allora oggi Videoprogetti presenta la versione 2013 Extension 1 di Smoke. Smoke è una nuova soluzione di video editing e effettistica che si rivolge a una nuova generazione di montatori che hanno bisogno di fare molto più che solo montaggio. Smoke integra un sistema di effettistica e di compositing a nodi integrato all'interno di una familiare interfaccia di video editing. Questo elimina la necessità di passare da un'applicazione all'altra e di completare un lavoro dentro un unico progetto. Grazie, buon lavoro.
Siamo nuovamente in compagnia di Marco Fabi. Marco, quali sono le novità che state presentando qui ai videoprogetti di Miravid? La gamma Miravid si articola principalmente tra tre prodotti, Telesite, M-Site e AutoCheck. AutoCheck è un sistema, un software in grado di verificare la qualità e la correttezza dei file video prima dell'invio al video server. Il Telesite invece, che vediamo anche alle nostre spalle, è un sistema in grado di fare multi-monitoring di segnali multi-program transpo stream o single program transpo stream e di visualizzare a video o inviare via remoto eventuali allarmi ed errori che si possono verificare sui segnali, sempre tutto in tempo reale, nonché di analizzare la struttura di questi segnali nel dettaglio. Grazie, buona giornata. Ci troviamo con Vladimir Vasilievich di Videoprogetti, che ci parlerà di alcune novità di Scratch. Dunque, quest'anno è la prima volta che noi abbiamo preso Assimilate e Scratch come prodotto. È uno strumento estremamente utile per qualsiasi post-produzione che ha da fare oggi con le nuove camere, i nuovi formati digitali, il cinema digitale, perché nelle sue due versioni, quello da set Scratch Lab e quello Finish da studio, apre veramente ogni tipo di file in ogni definizione e da lì possiamo poi crearsi i nostri DPX, QuickTime, ProRes, ogni cosa che ci possa poi essere utile per successiva elaborazione. È un prodotto che ha già una bella maturità, è già la versione 7 quella che stiamo vedendo, che stiamo guardando, così in varie situazioni quando per i budget diversi e budget inferiori servono strumenti, chiamiamoli più contenuti, questo può essere anche uno strumento autosufficiente. In altri casi invece si integra molto bene con vari prodotti, diciamo, più specializzati per fare solo finishing o solo color, ma questo fa da punto di connessione tra varie cose. Grazie, buon lavoro. Ci troviamo in compagnia di John Carter della SNEL, che ci parlerà delle novità portate al NAB 2013 presentate qui oggi per Videoprogetti. Hi, thank you. Yeah, NAB was really interesting for SNEL in the production switcher area. We focused on our normal 1080p, 1080i SD conversion of the program outputs, but also this year extended that to 4K. We showed the Kahuna 360 doing 4K simultaneously with 1080p, and again showing HD coming into a 1080p production, HD coming into a 4K production, and then taking the 4K output and then bringing that back down to 1080p. Ok, grazie, buon lavoro. E siamo giunti al termine di questa seconda giornata della VP Solutions Academy, organizzata da Videoprogetti presso la nuova sede alle porte di Milano. E per il momento è tutto, da Pioltello, Marica, per TV Italia Web, informazione on demand.